Eccomi, ciao a tutti di nuovo. Allora, eccoci qua con l'insostenibile leggerezza di Milan, dell'essere di Milan Kundera. Allora, Adelphi, lezione. Tutti i libri di Kundera sono pubblicati da Adelphi e a mio avviso è l'edizione migliore che possiate trovare. Prezzo 7,80 euro. Ci sta. Penso che costi un po' di più perché questo l'ho preso 8 anni fa, quindi 8-9 euro costerà, non di più. Allora, questo è uno dei miei libri preferiti. Io amo Kundera perché scrive in una maniera poetica e riesce ad esprimere dei sentimenti complicati da esprimere. In una delle poche maniere possibili. Dunque, questo forse è il libro più famoso di Kundera. È giusto anche perché forse è uno dei più belli. Per me sono tutti belli, però tanti dicono che è uno dei più belli. Concordo e non concordo perché, ripeto, sono tutti belli per me. Allora, questo libro, la storia di questo libro si svolge a Praga, diciamo durante 1968, tra la primavera di Praga e l'invasione dell'Unione Sovietica. I personaggi principali, i protagonisti, sono quattro. Sempre storie intrecciate, quelle che descrive Kundera, intrecciate tra loro. Di questo libro è uscito un film che ho visto, molto molto bello, non ricordo il nome del regista. Un nome fatto di tante consonanti, mi sembra che sia del 1988 il film. Bello, vedetelo. Dunque, i protagonisti sono Tomas, non so come si pronuncia, che è un importante chirurgo, Teresa, che è la sua compagna, che nel libro fa la fotografa. Sabina, che è una pittrice, che è anche l'amante di Thomas, e Franz, che è un amante di Sabina, che invece è un professore universitario. Il personaggio che preferisco tra tutti è Teresa, perché in assoluto è la mia preferita, perché adoro il suo modo di amare Thomas, un modo che sì, può sembrare estremamente dipendente. Perché lei risulta una persona molto fragile, molto debole e si rende conto che lui ha delle amanti. Thomas non riesce a abbandonare questa passione per le donne, non riesce a concentrarsi solo su Teresa, per quanto lui sia molto innamorato di lei. Però lui è anche innamorato del fascino delle altre donne, quindi non riesce a smettere di tradirla. E lei lo sa e nonostante tutto lo ama troppo per lasciarlo. Forse per debolezza non lo lascia, quindi questo forse è il carattere che mi piace meno di Teresa perché cioè, non è reattiva come persona, cioè è reattiva nel dolore, nel continuare a provare dolore e a rassegnarsi. È una sofferenza attiva la sua, ma allo stesso tempo è mutilata, non si muove, non fa nulla, è incatenata a Thomas. Anche Sabina mi piace molto perché è un'artista, perché è uno spirito libero, vive la sessualità in una maniera completamente diversa da Teresa. Sembrano essere, sì, sono due donne sicuramente con caratteristiche opposte, però è come se facessero una donna sola per Thomas. Cioè, da una parte c'è la dolcezza e la venerazione quasi che Teresa sente per lui, dall'altra c'è questo amore estremamente passionale che lui ha con Sabina, un amore libero, un amore proprio fatto di fuoco. E quindi è come se lui avesse bisogno di entrambe, perché riescono a dargli delle emozioni completamente opposte. E quindi sì, Sabina mi piace proprio perché è un'artista.
vive l'amore in un'altra maniera, si vede anche questa differenza del rapporto che c'è con Tomas, di queste due protagoniste. Per quanto in certi punti preferisco questa carnalità che sente Teresa verso di lui, questo amore che esprime una carnalità fuori dal normale, questo amore che si fa anche di respiri amari. Di piccoli gesti quotidiani. Beh, la descrizione dell'amore in questo libro è bellissima. Una cosa che adoro è l'introduzione di questo libro, perché si parla di Federico. Sapete che Federico è il mio amore, e anche se Kundera, a mio avviso, o fraintende, oppure volontariamente va a citare l'eterno de ritorno dell'uguale. E dice che se nel mondo tutto ritorna eternamente uguale, tutto è cinicamente concesso. Per carità, Kundera ha un'interpretazione bellissima dell'eterno ritorno dell'uguale, ma anche Nietzsche ha una concezione dell'eterno ritorno dell'uguale assurda, come un qualcosa di estremamente doloroso, che condanna l'uomo a una sofferenza inimmaginabile. Però Nietzsche poi parlerà di un altro tipo di eterno ritorno, che è un eterno ritorno delle possibilità, che sono sempre diverse. E quindi non so se Kundera ha frainteso oppure ha voluto citare volontariamente la parte dell'eterno ritorno più negativa. Però è bellissima questa descrizione della filosofia nicciana, questa descrizione anche del fardello che si contrappone alla leggerezza, che è un qualcosa di cui Nietzsche parla spesso. Uno dei fardelli, infatti, il fardello dell'uomo è la temporalità, intesa come eterno ritorno, visto in più modi. Perché l'insostenibile leggerezza dell'essere? Perché Kundera cosa ci vuole dire? Cioè, perlomeno cosa ho capito io da questo libro? Che per quanto l'uomo vada a fare delle scelte, queste scelte alla fine, all'interno dell'esistenza, della vita stessa, risultano irrilevanti. E visto che sono così irrilevanti, sono leggere. E questa irrilevanza sta nella loro leggerezza, appunto. E è bello perché si evince il contrasto tra la vita e la necessità di dare un senso alla vita stessa, che comunque è quello che tenta di fare l'uomo. Tutti noi cerchiamo di sensare la vita. E anche questi sensi che diamo in realtà risultano estremamente leggeri, perché non arriveremo mai a un senso finale, al senso assoluto della vita. Chi lo sa il significato della vita? Nessuno. E Kundera, a mio avviso, vuole dirci proprio questo. Con l'insostenibile leggerezza dell'essere. E leggetelo, se non l'avete letto, leggetelo perché è un obbligo leggere questo libro. È bello, bello, bello. È un poeta, secondo me, Kundera. È troppo bravo, è troppo delicato nel modo di scrivere, per quanto va a esprimere a volte delle tematiche molto forti, molto gravi. Ve lo consiglio vivamente. Adesso mi metto a registrare Madame Eduarda. Ciao!